Il La Rustica di Roberto Vannozzi incassa la seconda sconfitta consecutiva e si allontana dalla vetta scivolando a meno 6. Il San Cesario soffre, resiste, vince, si compatte e rilancia la sfida alla capolista. Un solo nemico comune, l'irresistibile Città di Marino, che spugna anche Olevano e continua la sua corsa. Nemmeno il tempo di prendere posto sugli spalti, che il San Cesario è già in vantaggio al 13° grazie al rigore di Sanetti. Bruno, chiamato a sostituire l'infortunato Miotto, intuisce ma non ci arriva. La nuova superiride tenta di reagire, ma è ancora il San Cesario a farsi pericoloso e ancora con Sanetti che scatta sull'out di destra, resiste alla carica del difensore, prova il diagonale, la palla esce di niente. Al 30° episodio la Moviola, quando Colarossi rimette la palla al centro, Tarquini tocca con il braccio per il signor Ercolino di Cassino, è tutto regolare. L'azione più pericolosa arriva però sul finire di primo tempo, quando dal calcio di punizione di Ausilio, ancora Tarantino prova il colpo di testa, Fortunati in ritardo ci arriva. La ripresa si apre ancora con il San Cesario pericoloso, quando Laurentini inventa per Tagliarol, che si sveglia dal torpore, prova il diagonale, la palla esce di un niente. La risposta della Rustica arriva al 12° sull'asse Perelli-Tarantino, il numero 10 di Via Galatea prova il diagonale, Fortunati gli dice no, e ancora Tarantino, il più pericoloso degli uomini di Roberto Vannozzi, quando scambia al limite dell'area con Colarossi, entra, salta un avversario, prova la conclusione, ancora il portiere di Manrico Berti che gli impedisce di pareggiare. Il break lo prova Laurentini su punizione, è attento Bruno, ancora Laurentini imbecca il contropiede di Tagliarol che fa tutto bene, la conclusione però è da dimenticare, ma guardate cosa avviene al 35° quando Brunetti entra in area, inventa uno strepitoso colpo di tacco per Colarossi, la cui conclusione al volo di sinistro esce di un niente. Guardate la disperazione dell'attaccante biancorosso. Scende la pioggia sull'impianto di Via Galatea, la Rustica prova il tutto per tutto per pervenire al pareggio, ma proprio durante il forcing finale Fortunati fa partire il contropiede di Ndiaye, che con la sua corsa semina avversari come fossero birilli, serve al limite dell'area bomber Tagliarol che da vero attaccante freddissimo fulmina in uscita Bruno. E il gol del 2-0 che consegna i 3 punti al San Cesario, che si riporta a meno 3 dalla capolista Città di Marino. Cade la pioggia a Via Galatea e la Rustica naufraga. Il sole splende solo sulla testa di Manrico Berti.